Salve amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento della settimana col paranormale. I video di oggi sono davvero terrificanti. La visione è consigliata ad un pubblico di solo adulti. Prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche. Detto questo, cominciamo subito. Nel primo filmato, una ragazza invita alcuni suoi amici a passare la notte in casa sua. I ragazzi si mettono d'accordo tra loro e decidono di fare uno scherzo alla loro amica. Lo scherzo consiste nello spaventare la ragazza facendogli credere che casa sua sia infestata da uno spirito maligno. Poco dopo però i ragazzi notano qualcosa di strano e si accorgono che la casa effettivamente è veramente infestata da uno spirito maligno. La stessa ragazza, dopo lo scherzo, confesserà agli amici che su quella casa c'è una maledizione. Questo è ciò che è successo. Scherzo a dir poco di pessimo gusto, visto che dopo la loro bravata uno spirito si materializza proprio davanti ai ragazzi e sembra che non abbia buone intenzioni. Il prossimo filmato mostra alcuni uomini vicino a un ospedale. Gli stessi dicono che quell'ospedale sia infestato da alcuni spiriti. Gli uomini riprendono il tutto con una telecamera e dopo qualche minuto... Allo de vuelta! Dale. ¡Hazlo de vuelta! Mira. ¡Hazlo de vuelta! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hazlo de vuelta! ¡Hazlo de vuelta! Te reto, hazlo de vuelta. ¡Hazlo de vuelta! ¡Ándale! ¡Hazlo de vuelta! Mira. ¡Hazlo de vuelta! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hazlo de vuelta! Dopo qualche minuto, le porte dell'ospedale vengono aperte da una forza invisibile. Ciò scatena la paura dei presenti, che decidono di allontanarsi il più in fretta possibile. Vi è mai capitato di andare in piscina e di avvertire una strana presenza, anche quando eravate dentro l'acqua? Questo è ciò che è capitato a questi ragazzi, mentre si divertivano in piscina riprendendosi col telefonino. Ma oltre a riprendere loro stessi, hanno ripreso qualcosa che non si sarebbero mai aspettati di riprendere. Una strana figura appare proprio alle spalle della ragazza. Lo spirito indietreggia e scompare alle spalle della stessa ragazza. I due ragazzi si immergono nell'acqua. Una volta immersi, sembra che di quella strana figura non ci sia più nessuna traccia. Quindi, secondo voi cosa potrebbe essere? Uno spirito o solo uno scherzo di qualche loro amico? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Thank you.
Il video seguente mostra questa sedia a dondolo che all'improvviso incomincia a muoversi da sola, come se qualcuno o qualcosa si fosse seduto sopra. La cosa più inquietante è che la sedia sembra che non smetta mai di dondolare. Probabilmente lo spirito di chi si sedeva su quella sedia è ancora nei paraggi e di tanto in tanto si siede sulla sua vecchia sedia, come se non sapesse di essere morto. Il prossimo filmato è stato realizzato da una telecamera di sicurezza. Sembra che la telecamera a una certa ora della notte abbia catturato qualcosa di strano. Dalle immagini sembra che da lontano appaia una strana sagoma bianca. Dalle sembianze umane, all'inizio la sagoma sembra essere una persona normale, ma più si avvicina e più sembra che alcune volte scompaia e riappaia. Lo spirito riappare sulla parte destra della strada. Avvicinandosi vicino alcune case, incomincia a canticchiare una strana melodia. Allo stesso tempo, alcuni cani incominciano ad abbaiare. Probabilmente hanno avvertito questa presenza e sicuramente non c'è nulla di buono in ciò. Nel prossimo video, una ragazza è terrorizzata perché in casa sua uno spirito maligno non le dà pace. La ragazza guarda per un attimo fuori dalla finestra e nota che qualcosa o qualcuno la sta osservando. Dopo qualche minuto, la giovane va verso il suo armadio e sembra che un oggetto venga lanciato proprio dall'interno dell'armadio. A questo punto la ragazza si spaventa e esce fuori di casa sua. Una volta fuori, la ragazza rivolge per un attimo il suo sguardo verso la finestra di casa e nota passare, vicino alla finestra, una strana sagoma nera. Seppur spaventata a morte, la ragazza riesce a trovare il coraggio per tornare in casa sua, ma qualcosa la terrorizza a tal punto che decide di scappare via immediatamente. Rientrata dentro casa, la ragazza nota subito questa strana figura che si nasconde dietro una tenda. A quel punto, terrorizzata, fugge immediatamente via. Esperienza davvero terribile. Voi al posto di quella ragazza, cosa avreste fatto? Questo operaio sta facendo il turno di notte. È nel magazzino, è praticamente da solo. Mentre parla al telefono, si accorge che qualcosa, qualcuno, lo sta osservando. Aquí dentro estoy yo solo. Il prossimo filmato mostra una casa in vendita. Il nuovo acquirente, prima di acquistarla, chiede al proprietario di riprendere la casa internamente. A quel punto, una volta entrati, l'uomo incomincia a filmare tutte le stanze e, senza saperlo, riprende anche qualcosa di spaventoso.
Non so se l'avete notato, ma quando l'uomo gira la telecamera verso la tavola, riprende una strana sagoma nera, passare velocemente vicino alle sedie. Non credo che, rivedendo il filmato, l'uomo sia ancora interessato a comprare quella casa. Non siete d'accordo anche voi? L'ultimo filmato mostra qualcosa di veramente terribile. La bambola, posta su questo piccolo mobile, sembra essere posseduta da uno spirito maligno. A breve succederà qualcosa che terrorizzerà non solo i bambini, ma anche la madre stessa. Guardate voi stessi. Nina, please, mamma, please, mamma, can you say the mamma, please. Stop it, Mary, don't be scared, stop it. Stop now. Nina, please, mamma, please, mamma, can you say the mamma, please. Mentre la mamma sta giocando con la piccola, un'ombra oscura si affaccia vicino alla porta. Sembra che i due bambini se ne accorgano. Nello stesso istante, la bambola incomincia a muovere un braccio e a battere sul piccolo comodino. I bambini incominciano a piangere e ad urlare per la paura. Sinceramente devo dirvi che questo è stato il video più spaventoso che ho visto finora. Se posso darvi un consiglio, se avete oggetti simili che possono darvi dei problemi, la prima cosa da fare è fare come ho fatto io: buttateli. Bene ragazzi, il video finisce qui. Noi come al solito ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento col paranormale. Alla prossima. Ciao!